Continua la nostra diretta su Blu Radio. Oggi i nostri protagonisti sono i gemelli diversi. Con noi Tima, un piacere averlo ai nostri microfoni. Tima, ciao, ben trovato su Blu Radio. Buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità, è sempre un piacere. Allora, insomma, un sacco di cose, siete tornati veramente alla grande. A settembre è uscito il vostro nuovo album. Tema, il titolo è sicuramente molto significativo perché si chiama Tutto da capo. Vorrei così chiederti, insomma, cosa rappresenta per voi questo nuovo lavoro? Guarda, già è intrinseco nel titolo il tutto da capo, cosa significa per noi, cosa ha significato per noi questo ritorno. Diciamo che dal 98 fino al 2011 non ci eravamo mai fermati, praticamente abbiamo continuato a fare dischi e tour. Poi ci siamo presi un paio d'anni di pausa per tornare con questo disco Tutto da capo, che fortunatamente alla sua uscita ha raggiunto il primo posto in classifica, vista la crisi discografica del giorno d'oggi, quindi per noi è stato un ottimo risultato. Tutto da capo significa anche quello, significa che in questo lavoro, e voglio raccontarlo anche alle nuove generazioni, le nuove leve che si avvicinano a questo lavoro, che chiamarlo lavoro è un po' esagerato, questa passione che poi si è tramutata in lavoro, volenti o volenti non si è mai arrivati, anche dopo 6 dischi di platino, dischi d'oro, premi su premi, ogni disco una nuova partenza, quindi ho di partire tutto da capo, ma è una metafora anche della vita. Io poi sono un insoddisfatto cronico, non sono mai soddisfatto di nulla, cioè ho 10 voglio 11, ho 11 voglio 12, ma non parlo economicamente, parlo di tutto in generale, quindi tutto da capo è una nuova ripartenza anche dei gemelli diversi, visto che gente ci dava come sciolti, come divisi, cosa che noi non abbiamo mai dichiarato e non abbiamo mai nemmeno minimamente pensato di fare, quindi siamo molto soddisfatti di questo disco, abbiamo già estratto 4-5 singoli, a breve ne uscirà un altro proprio tratto dal live e ti passo proprio questo assist. Fantastico. Che stiamo registrando in questi giorni. Benissimo, quindi una novità per quanto riguarda i gemelli diversi, ma io te volevo farti una domanda che è più una curiosità anche un po' personale. Sì, sì. C'è ancora della competizione nel mondo del rap, si è sempre parlato di competizioni, di sì, battutine che insomma ci si tira, esiste ancora? Ma guarda, sai che c'è sempre stata nel rap, fin dagli anni 80, 70, quando è arrivato sulla scena italiana il rap. Comunque la sfida è quella che ti porta poi a migliorare. È chiaro che non bisogna degenerare, non bisogna passare all'offesa, cioè lo stimolo alla competizione protratta allo stimolo per far sì che ognuno possa migliorare la propria tecnica, quello ben venga. L'insulto gratuito lo lasciamo ai ragazzini che poi giocano tra di loro a guardarsi video su YouTube, chi si insulta di più dell'altro, cioè deve essere una cosa fatta a stimolare, a far sì che possa portare una crescita, possa portare un miglioramento, possa essere uno stimolo di quello va detto quella cosa. Però mi sembra che sia un po' assopita negli anni 2010, no? Dal 2010 un po' si è un po' assopita questa cosa, però è sempre esistita e ti assicuro che sempre esisterà. Ok, perfetto. Io so che non solo io, insomma, dalla vostra musica voi avete sempre fatto, pur essendo una grandissima band, un gruppo grandissimo, 15 anni di carriera alle spalle, avete sempre fatto la vostra musica, quello che piace ai gemelli diversi, te, ma continuerete a farlo? Mi piace che tu possa sottolineare questa cosa qua e... Abbiamo sempre realmente fatto quello che piaceva a noi in primis, sin dal 98 quando la scena rap era abbastanza underground, diciamo, e noi abbiamo voluto uscire col primo singolo con un'interpolazione di Dammi solo un minuto dei Pooh. Certo. E gli altri rapper della scena ci guardavano come fossimo degli alieni, perché ma siete pazzi a usare un pezzo dei Pooh? A noi prima di tutto piaceva. Seconda cosa, ci ha portato tantissima fortuna perché ci ha regalato subito il disco di platino. Terza cosa, dopo 15 anni facciamo ancora quello che piace a noi. Anche quando siamo andati a Sanremo 2-3 anni fa, la gente diceva ma vanno spinte le case discografiche. No, abbiamo parlato noi con Bonolis e ci siamo trovati d'accordo, benissimo, andiamo a Sanremo, dove ci siamo anche divertiti a Sanremo. Quindi ogni scelta, ogni rima, ogni canzone, ogni cosa che diciamo sul palco
è sempre frutto dei generi diversi, nessuno ci mette in bocca le cose da dire, nessuno ci scrive i testi, nessuno ci dice come apparire, come vestirsi, facciamo, è tutta farina del nostro sacco, quindi abbiamo sempre fatto così, non vedo perché cambiare dopo 15 anni di carriera. Direi di no, anche perché i successi tornano, perché insomma il vostro album sta andando veramente benissimo, i singoli anche, milioni di visualizzazioni su YouTube per quanto riguarda anche il nuovo singolo Vai, me lo stavo riguardando prima proprio su YouTube. Guarda, abbiamo fatto il primo estratto che era per farti sorridere e abbiamo fatto due video, uno era la studio session perché non eravamo ancora pronti col video ufficiale, e poi abbiamo fatto il video ufficiale col primo singolo, quindi abbiamo fatto 2 milioni col primo, diciamo, provino del video, e poi più di 5 milioni con quello ufficiale, quindi abbiamo sui 7 milioni solo per farti sorridere. Ha superato il milione e passa pure Vai. Stiamo parlando anche su Alla Goccia, che è uscito da poco, quindi anche qua ci darà grosse soddisfazioni, quindi siamo contenti. Però vedi, siamo qua a parlare di visualizzazioni su YouTube, cosa che quando siamo usciti non esisteva YouTube, anche perché comunque è abbastanza fresca la cosa, quindi è strano come è cambiato il tutto, no? però ci fa molto piacere anche questo. Voi siete usciti nel 98 con il vostro primissimo progetto discografico, e adesso siete arrivati nel 2013 con questo nuovo album Tutto da Capo. La vostra musica non è cambiata, l'abbiamo detto prima, ma come sono cambiati invece proprio i gemelli diversi in questi anni? Ma guarda che non è che non è cambiata la nostra musica, diciamo abbiamo sempre voluto mantenere il marchio Gemelli Diversi, ma è chiaro che non siamo sordi, siamo dei grossissimi fruitori di musica di tutti i generi, passando dal, io poi sono un fruitore che passa dal metal, dagli Iron Maiden, dai Metallica, dai Guns N' Roses, per arrivare a Lady Gaga, a Will.i.am con Britney Spears, quindi ascoltiamo un po' tutto. Quindi non è che ci siamo fossilizzati al beat, al ritornello, ok un attimo ancora qualcosa di più ha funzionato, rifacciamo altri pezzi così, no, abbiamo voluto comunque sempre rimanere a passo coi tempi. È chiaro che gli anni passano per tutti, gli argomenti che andiamo a trattare non sono più argomenti che trattavamo negli anni 90, perché nessuno di noi è più sotto i 30 anni, quindi siamo tutti superati i 30 anni, quindi è chiaro che anche gli argomenti trattati sono abbastanza diversi, però ti ripeto, noi raccontiamo solo quello che viviamo effettivamente, quello che i nostri occhi vedono, quando ci giriamo intorno cerchiamo di catturare un po' la realtà quotidiana, e quello che abbiamo sempre fatto è trascriverla su un foglio per poi registrarla in un microfono. È chiaro, quindi c'è stata questa evoluzione sia musicale, cercando di restare al passo coi tempi ma senza andare a ricopiare o a ricalcare quello che è già stato fatto. E per quanto riguarda gli argomenti, non facevo nient'altro che guardarci intorno e raccontare. E si sente benissimo nel vostro ultimo progetto discografico. Un'altra curiosità a tema, alla numero 7 dell'album c'è Spaghetti Funky Slide. Da chi è rivolta? Madonna. Perché no, questa domanda non potevo non fartela. Mi fa piacere, perché comunque non ho parlato prima dei video, anzi abbiamo fatto anche quel video, sia io, sia Grido, sia Space One, sia Axe, abbiamo dei costumi che riportano a film degli anni 70 e 80. Non è rivolta a nessuno in generale, okay. Anzi non è rivolta a nessuno in particolare, è un po' un discorso generico, visto che come ti ho detto prima già ci davano per spacciati proprio, ma anche ti parlo anche degli articoli, proprio parlando del 96, ma già sono commerciali, sono già finiti, sono già spacciati, quindi questo Spaghetti Funky Z è un po' ironica per quanto riguarda tutta la nostra crew, da Gemelli a J-Ax a Space One, è una canzone ironica, però diciamo che è la più potente dell'album, infatti l'abbiamo fatta anche settimana scorsa al live di Trezzo, perché avevamo avuto ospiti sul palco J-Ax e Space One, quindi il posto è quasi, ci sono ancora i muratori che lo stanno ricostruendo il posto, quindi siamo contenti. L'abbiamo sempre fatto negli ultimi anni un featuring con Axe, con Spazio, perché è un po' la nostra famiglia, certo, che ci ha dato i primi Natali sul palco, no? Quindi ci sentiamo belli grossi quando siamo tutti sul palco, quindi è sempre un piacere, un onore farla e regalarla ai fan, perché i fan vogliono quello, ci dicono quando è che fate un album Spaghetti Funk tutti insieme. È sempre un casino, perché siamo in quattro teste gemelli, più mettere insieme J-Ax, più Space, più i produttori, non siamo è facile. 10 teste, è veramente un bel problema, però è sempre
uno stimolo positivo che ci porta ad andare avanti. Per festeggiare i vostri 15 anni di carriera è partito anche il 1 marzo il Tutto da Capo Tour, quindi sono queste 7 date che voi avete voluto così regalare ai vostri fan e vi sta portando in giro con questi live. Questa sera sarete qui vicino a noi a Fontanetto d'Agogna, al Phenomenon. Assolutamente, assolutamente, sai che è la prima volta che passiamo da quelle parti a fare un vero e proprio concerto. Siamo stati agli inizi di marzo a Torino, quindi diciamo che in zona, ci ha regalato un sold out fantastico. All'Hiroshima, giusto? Che sono, sì, all'Hiroshima è stato sold out, quindi poi abbiamo fatto altre date andate benissimo, sia a Nonantola, al Fillmore, a Corte Maggiore, al Live di Trezzo, andate tutte benissimo, quasi esaurito dappertutto, quindi perché non aspettarsi dal Fenomeno un'accoglienza altrettanto dignitosa, no, a parte gli scherzi, siamo contenti di passare anche dalle vostre parti. Che dire, ragazzi, venite perché abbiamo bisogno di voi. Noi il concerto non è che lo facciamo da soli, andiamo su, diciamo il titolo della canzone e ci mettiamo lì e la facciamo. No, abbiamo bisogno del pubblico che canta con noi, che ci fa sentire a casa come sempre è stato su ogni palco d'Italia, quindi non vediamo l'ora di venire stasera in quel bellissimo locale che è il Fenomeno. Assolutamente, invitiamo tutti gli amici e i vostri fan che comunque già sapranno di questo appuntamento. E, sì. E poi no, volevo sottolineare una cosa che non ho ancora detto. Non è che il tour poi finisce con queste 7 date, queste sono le prime 7 date della prima tranche del tour per tornare ad avere un contatto diretto con i nostri fan, a vedere chi realmente, anche perché tirare fuori 17 euro anche al giorno d'oggi è sempre... Non sono pochi soldi, quindi abbiamo voluto vedere in faccia veramente chi vuole bene ai gemelli e chi supporta i gemelli. Quindi la prima tranche del tour, che poi si protrarrà nella situazione estiva, e verrà chiuso in una tranche autunnale, quindi saremo ancora in giro per qualche mese, quindi per qualche mese sentirete ancora parlare di noi. Benissimo, ci fa molto molto piacere. Anche a noi, perché stare su un palco è quello che ci piace di più. Poi se tutte le date vanno come sono andate fino adesso, chi ci toglie qui dal palco? Ci inchiodiamo proprio sul palco. Diamo un'ultima informazione agli amici che magari ancora non hanno preso il biglietto per questa sera. Cosa proporrete? Io so che farete sicuramente i brani del nuovo album, però ripercorrerete un po', dato che si tratta di festeggiare i vostri 15 anni e anche un po' insomma album passati. Guarda, andiamo a toccare un po' tutti i nostri dischi, dal primo disco del 98, passando 4x4 del 2000, passando per i successi che ci ha regalato Fuego, Reality Show, a Boom, a Greatest Hits e a Tutto da Capo, quindi sono 28 tracce. Quindi c'è un bel po' di carne sul fuoco, quindi non sarà solo rivolto ai brani del Tutto da Capo Tour, anche se si chiama Tutto da Capo Tour dando il titolo all'ultimo disco. Andiamo a ripercorrere un po' la nostra storia, quindi chi i nostalgici degli anni 90 di non preoccuparsi, che arriveranno anche i pezzi dove magari scapperà qualche lacrima, che li riporterà indietro nel tempo, anche perché in queste date abbiamo visto delle ragazzine che ci seguivano nel 98, che proprio impazzivano sotto il palco, adesso venire sempre al concerto, ma col bimbo, col bambino, con la figlia. Perché sono cresciute, cose che sono cresciute, veramente incredibile, perché ti rendi conto che realmente in 15 anni passa una vita. E quindi ci fa piacere vedere queste ragazzine che sono cresciute e magari si portano il fidanzato. E stiamo vedendo veramente questa cosa che inizialmente non c'era. Tantissimi uomini anche i nostri concerti, quindi ci fanno, non che, anzi, la presenza femminile sottolineo dei Gemelli è sempre molto ben gradita, però vedere anche gli uomini che sono lì sotto il palco, che ci incitano, che cantano tutti i nostri pezzi, ci fa capire che siamo cresciuti anche noi. Assolutamente, quindi, fa molto piacere questo appuntamento, quindi questa sera a Fontanetto d'Agogna, fallo tu tema, dai tu appuntamento agli amici di Blu Radio. Amici di Blu Radio, dai Gemelli Diversi, questo è il tema e voglio che stasera veniate tutti al Fenomeno, a Fontanetto d'Agogna, quindi mi raccomando non mancate, anche vengo a citofonarvi a casa, so gli indirizzi di tutti voi fan che state da quelle parti, quindi mi raccomando, stasera GDV Fenomeno, lo sai, mi raccomando. Tema, grazie di questa fantastica grazie chiacchierata, un grazie abbraccio a te a voi. E ai Gemelli Diversi. A tutti voi, a presto e grazie dell'accoglienza. Grazie a te, un saluto ai Gemelli Diversi su Blu Radio. Ciao. Ed ecco il loro nuovo singolo. Ciao Tema, un abbraccio. A te, ciao ciao.